Amici followers, buon sabato a tutti e bentrovati in questo nuovo video di news. Prima di iniziare, ragazzi, permettetemi di rendere omaggio a una persona che è recentemente scomparsa, una persona che ha lasciato un vuoto incolmabile in tutti i nostri cuori e probabilmente sapete già di chi sto parlando. Akira Toriyama. Dovete sapere che questo grande artista non solo ha dato vita a due celebri saghe come Dragon Ball o Dr. Slump e Arale, ma ha dato un grande contributo per la cultura pop e per il mondo dei videogiochi. A questo proposito vorrei ricordare titoli indimenticabili come Chrono Trigger, Blue Dragon, Dragon Quest e l'infinita sequela di titoli di Dragon Ball che abbiamo visto per tutti questi anni. Vorrei segnalarne un altro, che verrà rilasciato prossimamente il 26 aprile. Sto parlando di Sandland. Basato sull'omonimo manga di Akira Toriyama, Sandland è ambientato in un mondo desertico afflitto dalla scarsità d'acqua. La trama segue il principe dei demoni, Beelzebub, l'accompagnatore Tif e il coraggioso sceriffo Rao nella ricerca della sorgente leggendaria. Nel gioco controllerete Beelzebub e guiderete la vostra compagnia attraverso il deserto, utilizzando veicoli particolari come carri armati e motociclette. Personalizzerete Beelzebub e i veicoli, svilupperete la vostra base operativa e contribuirete alla rinascita della città di Spino. A volte, ragazzi, fantastico e penso, come tra parentesi avevo già scritto in un post di recente, che Toriyama si sia semplicemente preso una lunga vacanza e con la nuvola Speedy si sia diretto verso il pianeta di Rekaio. Il nuovo trailer di prelancio di Eiyuden Chronicle 100 Heroes mostra le caratteristiche del JRPG erede di Suikoden, con la possibilità di reclutare numerosi personaggi con background e abilità uniche per il combattimento, in linea con la tradizione della serie di Konami. Il trailer offre uno sguardo al gameplay, alla trama e alle meccaniche del gioco, ideato da Yoshitaka Murayama, il creatore di Suikoden recentemente scomparso prematuramente. In Eiyuden Chronicle 100 Heroes il giocatore può reclutare oltre 100 personaggi e schierarne fino a 6 contemporaneamente in battaglia, grazie a un sistema di combattimento dinamico. La trama si svolge nel territorio di Ulran, diviso in diverse nazioni con culture e storie uniche, coinvolte in guerre e alleanze tra umani, uomini bestia ed elfi. Dopo la conquista dell'impero Galdean, grazie a una tecnologia che potenzia artefatti magici chiamati Rune Lances, l'impero cerca un altro artefatto per ampliare il proprio potere. La storia inizia quando l'ufficiale imperiale e il giovane Noah, proveniente da un remoto villaggio, si incontrano durante questa spedizione, dando inizio alle vicende del gioco. Eiyuden Chronicle 100 Heroes sarà disponibile il 23 aprile 2024 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X ed S, Nintendo Switch e PC. I videogiochi di Dungeons & Dragons stanno arrivando a ritmo serrato. Il più recente è un gioco di ruolo di sopravvivenza e life sim realizzato dai creatori di Disney Dreamlight Valley. Gameloft Montreal sta lavorando su un nuovo gioco di Dungeons & Dragons ambientato nei Forgotten Realms. Viene descritto come un'esperienza unica e innovativa che mescola sopravvivenza, RPG d'azione e simulazione di vita, che metterà alla prova le abilità dei giocatori in una campagna senza pietà ambientata nell'universo di D&D. Questo gioco di Dungeons & Dragons senza titolo dovrebbe essere lanciato su PC e console, anche se non è stata menzionata alcuna finestra di lancio, né sono stati rilasciati video o screenshot. Tutto ciò che abbiamo a questo punto è un singolo artwork. Ragazzi, onestamente non so cosa ne pensate voi, sono un po' titubante riguardo l'esperienza di un potenziale gioco di ruolo che unisce la sopravvivenza e il life sim, soprattutto se è ambientato nel mondo di Forgotten Realms. Ho un po' paura, onestamente. Sembra che Cyberpunk 2077 non sia l'unico gioco di fantascienza futuristico sviluppato in Polonia, poiché il team polacco di Critical Hit Games ha annunciato Nobody Wants to Die, una nuova avventura investigativa noir con un gusto un po' retro che si svolge a New York City nel 2329. Previsto per il 2024 su PC, PS5, Xbox Series X ed S, questo titolo promette di offrire un'esperienza visivamente sbalorditiva, grazie al motore Unreal Engine 5. Nel gioco vestirete i panni del detective James Carra, del Dipartimento della Mortalità, che rischia la vita per dare la caccia a un serial killer che sta prendendo di mira l'elite della Grande Mela, nei primi anni del 24° secolo. La situazione è complicata dal fatto che, come spiega Critical Hit, la tecnologia ha progredito offrendo agli umani l'immortalità, consentendo alla coscienza di essere memorizzata in banche dati o trasferita da un corpo all'altro. Tutto ciò avviene a patto che si possa permettere l'abbonamento.
Nella pericolosa ricerca sarete assistiti dalla giovane collega della polizia Sara Kai, mentre scoprirete numerosi oscuri segreti sulle persone più potenti di New York. Sì, ragazzi, che dire, è tutto molto affascinante, però visti i trascorsi con Cyberpunk 2077, spero che l'esito e il lancio di questo titolo possa essere di gran lunga migliore. Un nuovo filmato dimostrativo accompagna il video di approfondimento sull'iperrealismo della balistica di Gray Zone Warfare, il prossimo sparatutto tattico in sviluppo presso gli studi Madfinger. Il trailer, presentato da IGN.com, offre uno sguardo dettagliato sull'azione intensa e brutale che caratterizzerà questo FPS, ambientato nella giungla di un immaginario paese del centro o Sud America. Interpretando un mercenario all'interno di una squadra di soldati scelti, i giocatori dovranno affrontare i guerriglieri nemici e completare missioni tattiche complesse. Il gioco promette di portare l'esperienza simulativa a un nuovo livello con una balistica realistica e meccaniche anatomiche che influenzano la gravità e il tipo di ferite inflitte. Gray Zone Warfare sarà disponibile su PC nel corso del 2024. Ecco, questo ragazzi potrebbe potenzialmente essere un valido concorrente per Escape from Tarkov e onestamente, anche se non sono particolarmente avvezzo agli sparatutto simulativi, mi piace l'idea di vedere un potenziale concorrente che potrebbe portare qualcosa di nuovo nel genere degli FPS. Comunque, secondo me è da tenere d'occhio. Voi che dite? L'industria dei videogiochi sta vivendo un periodo difficile con licenziamenti, chiusure di studi e cali nei ricavi, secondo i dati di Circana. Phil Spencer di Xbox attribuisce questa crisi al mancato aumento del pubblico videoludico, specialmente su console. Tuttavia, c'è ottimismo per l'uscita di Grand Theft Auto 6, previsto come un potenziale rivitalizzatore del settore. Gli analisti prevedono che GTA 6 diventerà il gioco più venduto di sempre, con proiezioni di vendite record. Si prevede che l'uscita di GTA 6 influenzerà positivamente anche altre aziende, aumentando i ricavi nel settore dei videogiochi e dei suoi accessori. Sony e Microsoft si aspettano un aumento delle vendite di console grazie all'interesse generato da GTA 6, mentre il gioco non sarà disponibile su PC al lancio. L'equivalente online di GTA 6 sarà ricco di microtransazioni, beneficiando anche Microsoft e Sony. Tuttavia, c'è preoccupazione per il benessere dei dipendenti, poiché i ritmi di lavoro serrati, noti come crunch, sono diventati un problema importante nell'industria. Nonostante le promesse di cambiamento da parte di Rockstar Games, che ha una storia di crunch nei suoi sviluppi, i dipendenti esprimono preoccupazioni riguardo alla pressione lavorativa. C'è da dire una cosa, ragazzi, a proposito di questa situazione che avevo già discusso nel primo video delle news che feci. Che cosa succede quando i dipendenti sono messi sotto pressione e quindi lavorano a ritmi serratissimi? In questo caso già si parla di crunch, che inevitabilmente ne risente la qualità del prodotto finito. Quindi GTA 6 potrebbe rischiare? Punto di domanda. Potrebbe non essere all'altezza delle aspettative? Potrebbe risultare un titolo potenzialmente poco interessante per tutti? Considerate questo, ragazzi, che c'è tantissimo hype per GTA 6. C'è un hype veramente smodato, quasi tangibile. E lo dimostrano le milioni di visualizzazioni del trailer. Però un'altra cosa che mi perplime è il fatto che molta gente stia letteralmente aspettando l'uscita di GTA 6 affinché questo titolo possa rivitalizzare un mercato. Ma non è così che funziona. Non dovrebbe essere un titolo che va a rinvigorire un mercato. Dovrebbero essere tanti titoli, dovrebbe essere l'intera industria dei videogiochi che dovrebbe sanificarsi in qualche modo. Che dire, ragazzi, non so cosa ne pensate voi, però onestamente quando leggo queste notizie un po' di dubbi mi vengono. E con questo è tutto, ragazzi, per le notizie di oggi. Come sempre io vi ringrazio per la visione, noi ci vediamo alla prossima con nuove succose notizie. Ciao a tutti, ragazzi!